Allora, nell'ultima lezione siamo arrivati alla scrittura dell'accelerazione nel caso di dell'accelerazione di un riferimento euleriano e oggi facciamo un passetto in più perché a questo punto, una volta espressa l'accelerazione, ovviamente potremo andare ad applicare la seconda legge della dinamica per poter costruire la relazione che esiste tra le forze, le cause che producono il movimento e il movimento stesso. A questo scopo consideriamo una particella di fluido che percorre una specifica traiettoria. Nel caso, in questa situazione è chiaro che, indicata con S la scissa curvilinea presa lungo questa traiettoria, è ovvio che la velocità è una funzione di t e della mia traiettoria S di t, e pertanto l'accelerazione, allo stesso modo di come abbiamo fatto nella lezione precedente, si scrive chiaramente dv in dt e dv in ds. Quindi componente dell'accelerazione locale, componente dell'accelerazione convettiva. Sappiamo che in un modo permanente, mentre l'accelerazione locale è zero, non lo è necessariamente, in generale non lo è l'accelerazione convettiva. Per inciso vi faccio notare che il secondo termine si potrebbe anche scrivere, e in genere ci tornerà utile, dei test di riguardo mezzi, ma questo voglio dire è banale, è un semplice passaggio di campo infinitesimale, potete verificarlo direttamente con la derivata di questa espressione. Bene, a questo punto consideriamo un elementino di fluido a cavallo di questa traiettoria. Questo elementino di fluido abbia una sezione trasversale di A e ovviamente ha una lunghezza di S. Pertanto la massa contenuta in questo elementino di fluido è dm pari al volume di S moltiplicato di A moltiplicato la densità del fluido che sto considerando. Bene, ovviamente la seconda legge di Newton proiettata nella direzione S mi dice ovviamente che la componente lungo S delle forze che agiscono sul mio elementino fluido è pari alla massa di m contenuta nell'elementino fluido moltiplicato l'accelerazione a con s di questo elementino fluido. Quello che faremo adesso sarà semplicemente particolarizzare questa espressione alla luce in particolare della scrittura dell'accelerazione totale che abbiamo ricavato anche la volta scorsa. Per fare questo ovviamente dobbiamo innanzitutto andare a scrivere quelle che sono le forze che agiscono sul mio elementino fluido. Quali sono le forze che agiscono sul mio elementino fluido? Sul mio fluido ovviamente agiscono forze di massa e forze di superficie. Allora, per quanto riguarda le forze di massa, facciamo riferimento semplicemente al caso di un fluido pesante, quindi un fluido
per cui l'unica forza di massa è la forza Pizzo, e pertanto l'unica forza di massa da considerare per il mio elementino fluido sarà il suo peso del G. Ok? Per quanto riguarda invece le forze di superficie, ovviamente avremo delle sforzi normali che agiranno su tutto il contorno del mio elementino fluido e in generale anche sforzi tangenziali. Facciamo però l'ipotesi di poter trascurare gli sforzi tangenziali, ovvero facciamo l'ipotesi di considerare quello che è un fluido perfetto. Allora, proviamo un attimo a sintetizzare quello che ho detto. Facciamo l'ipotesi di fluido pesante. Quindi soggetto, l'unica forza di massa che sto considerando è la forza Pizzo. Facciamo l'ipotesi di fluido perfetto. Quindi riteniamo trascurabili gli sforzi tangenziali. Sotto questa ipotesi, le uniche forze di superficie da considerare nella direzione S sono le forze di pressione che agiscono sulle due facce di questo elementino fluido, perché poi diciamo gli sforzi normali che agiscono sul contorno dell'elementino fluido agiscono ortogonalmente ad esse. Ok? Quali sono queste forze di pressione? Ovviamente si scrivono come la pressione in questa sezione moltiplicato da A, mentre sull'altra faccia avrò il valore della pressione su quest'altra faccia ricavabile attraverso il valore di pressione sulla faccia precedente a mezzo di uno sviluppo in serie di payload troncato al primo ordine moltiplicato da A. Ok, indichiamo inoltre con teta indichiamo con teta quest'angolo che è l'angolo di inclinazione locale rispetto all'orizzontale di quella che della mia traiettoria. Fatte queste posizioni, al posto di DFS possiamo scrivere pi per dA meno pi più dei P per DS per DA meno dG per il seno di teta perché ovviamente del peso devo considerare la componente della direzione S, il tutto è uguale a dm moltiplicato A con S. Andiamo a sostituire le altre espressioni. Ovviamente è facile rendersi conto che dg il modulo è ovviamente l'accelerazione di gravità per dm, quindi sarebbe ρ per ds, sarebbe ρ per g per ds per dA. Andiamo a sostituire tutto, abbiamo t per dA meno t per dA meno dt ds dA meno rho per g ds dA sin teta uguale a rho ds dA la massa moltiplicata l'accelerazione del v in dt più d in ds di v al quadrato di z.
che ovviamente la prima cosa che risulta immediata è che possiamo, è che i primi due termini chiaramente si compensano. Inoltre osserviamo, che indica, se indichiamo con z un asse verticale verso l'alto, se indichiamo con z un asse verticale verso l'alto, risulta immediatamente che il seno di teta, se nell'angolo teta, quest'angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale, è immediatamente esprimibile come il dz in ds. Questo è abbastanza semplice nel senso di tempo, no? Perché se questo è l'angolo teta, ds è il pezzettino di traiettoria che sto considerando, mentre dz è questa variazione. Pertanto è immediato rendersi conto che dz diviso ds è il seno dell'angolo teta per definizione. Quindi al posto di seno di teta posso scrivere dz in ds. Andiamo a sostituire. Io ottengo meno dp in ds ds per dA meno rho per g ds per dA dz in ds, uguale a rho ds dA dv dt più rho ds dA d in ds dv al quadrato mezzi. Ovviamente possiamo semplificare il termine ds in dA, cosa che equivale a dire che il risultato che stiamo ottenendo è indipendente dal particolare momento di controllo che abbiamo considerato, a patto ovviamente che ds e dA siano infinitesime, siano piccole al punto tale da poter ammettere le ipotesi di sviluppi lineari che abbiamo utilizzato prima. E a questo punto diciamo risulta abbastanza semplice andare a ricostituire tutta la nostra espressione in questa forma. Abbiamo meno dp in ds meno rho g dz in ds uguale a rho dv dt più rho d in ds di v al quadrato mezzi. Ok, andiamo un attimo a separare i termini. Allora, postiamo questo termine al primo membro e poi mi consentirete anche di cambiare di segno. Quindi scrivo rho g dz in ds più dp in ds più
pro deinveste di V al quadrato mezzi uguale a meno rho del V in dt. Ok, che possiamo anche andare a riformulare. In una forma un pochettino più compatta, andando a dividere tutto per rho per g, per cui possiamo scrivere deinverse di z più v al quadrato su 2g. Ovviamente l'accelerazione di gravità è una costante nel nostro discorso, quindi può andare a vedere fuori se gli è derivata senza problemi, più 1 su rho g del p in ds uguale a meno rho, no scusate, ovviamente ho diviso, quindi meno 1 su g del p in ds. Allora, che è la prima espressione che teniamo presente e che ci potrà tornare utile anche in futuro, ma che adesso andremo ulteriormente a semplificare introducendo ulteriori due ipotesi. Le due ipotesi aggiuntive che facciamo sono quelle di fluido incomprimibile e di moto permanente. Bene, se facciamo queste due ipotesi, ovviamente abbiamo la possibilità di semplificare differenti termini. Innanzitutto, l'ipotesi di moto permanente mi porta ad annullare questo termine, perché ovviamente in un moto permanente, in una situazione stazionaria, le derivate locali sono tutte zero, quindi questo termine si annulla. Inoltre, se facciamo l'ipotesi di fluido incomprimibile, la densità rho resta una costante nel mio processo e pertanto restando una costante, questa quantità è 1 su gamma, dove gamma è il più specifico del fluido che sto considerando, che è un coefficiente che quindi volendo può andare dentro il segno di derivata. Questo mi porta a scrivere delta in ds di z più p su gamma più p al quadrato su 2g uguale a 0. Questa quantità fra parentesi la indicheremo con il simbolo h grande. E la chiameremo carico idraulico totale. Per inciso vi faccio notare che questo carico idraulico totale è la somma di una quantità che conoscevate già, quella che abbiamo chiamato quota piezometrica, la somma della quota geodetica e dell'altezza piezometrica, e di un ulteriore termine, questa quantità V quadro su 2G, che chiameremo altezza cinetica. E questa quantità V quadro su 2G la chiamiamo altezza cinetica.
con riferimento a una possibile interpretazione energetica di questa quantità carico idraulico totale, vi faccio notare che se la quantità Z più P su gamma, se alla quantità Z più P su gamma va dato il senso di energia posizionale, quindi energia potenziale, alla quantità V quadro su 2G va attribuito in qualche modo un significato di energia cinetica, no? Perché ho una velocità al quadrato. Bene, ma ovviamente che cosa vuol dire? Ovviamente cosa vuol dire che la derivata lungo S di questa quantità carico idraulico totale è uguale a zero? Vuol dire che lungo questa traiettoria, il carico idraulico totale si conserva. E però, poiché io ho a che fare con un moto permanente, questa traiettoria coincide anche con una linea di flusso, perché sappiamo che in modo permanente traiettoria e linea di flusso coincidono. Pertanto possiamo affermare quanto segue: nel modo permanente di un fluido perfetto, incomprimibile e pesante, lungo una linea di flusso si mantiene costante il carico idraulico totale. Questo enunciato va sotto il nome di teorema di Bernoulli. Il teorema di Bernoulli costituisce uno degli strumenti fondamentali, va a costituire uno degli strumenti fondamentali che possiamo applicare, che ci serviranno poi per le applicazioni pratiche della meccanica dei fluidi. In particolare, il teorema di Bernoulli ci dice che lungo una linea di flusso nel modo permanente, il fluido perfetto, incomprimibile e pesante, si mantiene costante il suo carico idraulico totale. C'è da aggiungere ancora qualcosa, perché ovviamente questo risultato, insomma, un po' più speciale, può essere un pochino rilassato, perché nel momento nel quale volessimo togliere di mezzo l'ipotesi di fluido incomprimibile, quindi consideriamo il caso, ecco, facciamo tutte e tre le ipotesi che abbiamo scritto prima, con l'unico punto di considerare il nostro fluido come comprimibile. Che cosa succede se il fluido è comprimibile? Succede che ovviamente io non posso portare dentro il segno di derivata la rho, perché ovviamente cosa accade? Accade che chiaramente la densità è variabile, ed è variabile con l'equazione di stato. Allora, che cosa, per un fluido comprimibile, che cosa succede alla mia espressione? Per un fluido comprimibile, ma ancora in modo permanente, accade che io posso scrivere dS di Z più V al quadrato fratto 2G più 1 su G per ρ del P in ds è uguale a 0. E andando a integrare lungo S questa equazione, cioè andando ad applicare un'operazione di integrazione indefinita a primo e secondo membro lungo S,
Ovviamente è chiaro che il secondo momento c'è un integrando 0, quindi resta 0. Che cosa succede? Succede che ricavo z più v quadro su 2g più 1 su g integrale di 1 su rho e p ds uguale a 0, scusatemi, no, uguale a una costante, allo stesso. Quindi la differenza tra i fluidi comprimibili e i fluidi incomprimibili è che anche per i fluidi comprimibili abbiamo la conservazione lungo la linea di flusso di una quantità che chiameremo ancora carico idraulico totale, che chiameremo ancora carico idraulico totale, con la differenza che la quantità 1 su g integrale di 1 su rho di p ds ds la chiameremo altezza entalpica. L'altezza entalpica collassa nell'altezza piezometrica P su gamma nel caso dei fluidi incomprimibili, mentre nel caso dei fluidi comprimibili ha un'espressione più complessa che ovviamente deve essere opportunamente calcolata, e può essere opportunamente calcolata nel momento nel quale fissiamo una certa equazione di stato, cioè nel momento nel quale fissiamo la dipendenza di rho dalla pressione e dalla temperatura termodinamica. Ci siamo? Ok? Faremo qualche esempio più avanti anche per applicare, diciamo, questa scrittura per valutare l'altezza e per valutare l'altezza entalpica nel caso per valutare l'altezza entalpica nel caso di un fluido comprimibile. Ma prima di passare a questo può essere importante anche un'altra considerazione. Oltre alla coordinata S che abbiamo considerato lungo la mia traiettoria linea di flusso, diciamo che poi alla fine sto considerando sempre in modo permanente, andiamo a considerare localmente anche la direzione N normale. Ci siamo? Andiamo a considerare anche la direzione N normale al nuoto. È chiaro che essendo la seconda legge della dinamica una legge vettoriale, ovviamente come vale secondo la componente S deve valere anche secondo la componente N. Per cui adesso andremo ad applicare la stessa cosa ma secondo la componente N, e vedete che il risultato che otterremo sarà la distribuzione della pressione su quelle che sono le sezioni trasversali al moto. Guarda
per quanto riguarda le forze di superficie, ovviamente vanno considerate le forze di superficie che agiscono sulle due facce opposte del mio volumetto di controllo. Mentre per quanto riguarda il PIF, andrà considerata la componente del peso secondo stavolta la direzione N normale, e ovviamente andrà scritta opportunamente la componente dell'accelerazione nella direzione N. Ora, quanto vale la componente dell'accelerazione nella direzione N? No. Ragazzi, ovviamente vi ricordo che l'accelerazione è una grandezza vettoriale. L'accelerazione è la derivata del vettore, il vettore accelerazione è la derivata del vettore velocità. In un modo circolare uniforme, l'accelerazione come? Mica non so. No, è costante. Esattamente. Bene, allora io qua sto considerando un particolare tipo di moto. Anzi, un particolare sistema di riferimento, che è questo riferimento intrinseco che cammina con la mia particella, no? Sn. Pertanto la velocità è sempre diretta lungo S. Quindi lungo N non c'è componente della velocità. Qui non c'è sicuramente variazione del modulo della velocità e quant'altro. L'unica componente che c'è lungo N è ovviamente la componente che è di al quadrato su R, dove chi è questo R grande? Con il simbolo R grande intendo il raggio di curvatura della mia traiettoria barra linea di flusso. Che cos'è questo raggio di curvatura? È il raggio di un cerchio che è tangente localmente alla mia linea di flusso. Pertanto questo raggio di curvatura concettualmente, anzi in generale, varierà da punto a punto della mia linea di flusso, perché cambierà la curvatura della mia linea di flusso. Beh, detto questo, andiamo a scrivere le mie espressioni. Allora, andiamo a scrivere la componente delle forze di pressione su questa faccia, detta di y, la profondità normale, diciamo, alla lavagna di questo disegno. La direzione normale alla lavagna la indicheremo come B normale e la indicheremo con B. Ok? Allora scrivo chi per la profondità di Y per la lunghezza di S. Questa c'ho su questa faccia. Ma allora su questa ovviamente meno chi più di P in DN per DN per DY DS. Poi ovviamente c'è la componente del peso, chi sarà? Componente del peso meno rho per g ds è ovviamente la mia lunghezza di y dn, essendo la mia areola di A esprimibile come dy. Ok, quindi il rho g volume, ovviamente ne andiamo a scrivere immediatamente la componente di z di dn, perché stavolta per fare la componente lungo n devo moltiplicare per il coseno, non più per il seno come ho fatto prima.
Ok? Bene. Questo deve essere uguale alla massa di M, massa di M che si scrive ovviamente come il volume di S di Y di M per ρ. La massa moltiplicata l'accelerazione via al quadrato. Ok. Andando immediatamente a a sviluppare, ottengo meno di P poi immediatamente a sviluppare mi a dividere subito per dn di y di s che tanto compare in tutti i termini, quindi ho meno di P di n meno rho per g del z in dn uguale a rho di al quadrato su r. Nell'ipotesi che abbiamo fatto di, prima di fluido incomprimibile e quant'altro, dividendo tutto per ρg posso andare a scrivere d dn di z più gamma uguale a meno 1 su g v al quadrato su r. Se immaginiamo e introduciamo ora un'ulteriore ipotesi che è quella di moto gradualmente variato. Ipotesi di moto gradualmente variato vuol dire che i filetti fluidi, queste linee di flusso, sono sensibilmente rettilinei e paralleli. Che vuol dire? Vuol dire che non ho forti curvature, no? Non ho forti curvature delle mie linee di flusso. A rigore, diciamo, questa cosa dovrebbe avere solamente, diciamo, per dei filetti fluidi, tutti quanti veramente rettilinei e paralleli, ma anche se ho delle curvature ma dolci, ecco, diciamo, mettiamo questi posi in modo gradualmente variato. Se il modo è gradualmente variato, quindi i filetti fluidi sono sensibilmente rettilinei e paralleli, allora è chiaro che il raggio di curvatura tende a diventare infinito. Ci siamo? Il raggio di curvatura tende a diventare infinito. Se il raggio di curvatura tende a diventare infinito, se il modo è gradualmente variato, allora questo termine tende a zero. Laddove il primo membro, ovviamente è la derivata lungo n di z più t su gamma, cioè della quota piezometrica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il moto è gradualmente variato, allora nella direzione normale al moto la quota piezometrica si conserva. Ci siamo? Se vado a ripetere questa cosa nella direzione B normale, nella direzione B, quella ortogonale, diciamo, quella che viene verso di lui, questa cosa è ancora più immediata, perché nella direzione B normale l'accelerazione è tutta zero. Ok? Perché il moto avviene localmente nel piano SN. Poi è chiaro che questo piano SN si sposta via via, però localmente avviene nel piano SN. Pertanto, in un modo gradualmente variato, io ho d in dn di z più su gamma uguale a 0 e anche d in dv di z più su gamma uguale a 0, dove n e b sono due coordinate nel piano localmente ortogonale al moto.
Ci siamo? Che cosa vuol dire? Vuol dire che lungo due qualsiasi direzioni di questo piano ortogonale al moto, la quota piezometrica si conserva. Ne consegue che sui piani ortogonali alla direzione di moto, la quota piezometrica si mantiene costante. Che vuol dire che la quota piezometrica si mantiene costante? Vuol dire che la pressione è distribuita come in statica. Quindi sui piani ortogonali al moto, se il moto è gradualmente variato, se i filetti fluidi sono sensibilmente più paralleli, la pressione è distribuita come in condizioni illostatiche. Guardate, questo è un risultato molto importante, perché per inciso ci permette di applicare alle condizioni di moto tutta una serie di risultati e poi anche una serie di strumenti di misura che sono studiati per le condizioni idrostatiche. Quindi questo è un risultato molto utile dal punto di vista applicativo. Per inciso chiameremo sezioni idriche le sezioni ortogonali al moto. Quindi se abbiamo una direzione del moto, chiameremo sezione idrica una sezione che è ortogonale al moto. Come è costruita questa sezione idrica? Questa sezione idrica è costruita come la superficie che localmente essendo ortogonale alle linee di flusso. Bene, possiamo allora dire che in un moto gradualmente variato, su una sezione idrica la pressione è distribuita in maniera idrostatica. Che è un risultato che ci tornerà molto, ci tornerà molto, molto utile nelle applicazioni che faremo più avanti. Per sintetizzare, nel moto permanente di fluido perfetto, pesante e incomprimibile, abbiamo dimostrato che lungo una linea di flusso, una traiettoria che poi coincide con una linea di flusso, si conserva il carico idraulico totale, e se il modo è gradualmente variato, cioè i filetti fluidi sono sensibilmente rettilinei e paralleli, allora nelle sezioni idriche, sulle sezioni idriche, cioè sulle sezioni ortogonali al moto, la pressione è distribuita in maniera idrostatica. Questo risultato, appunto, come dicevo, torna estremamente utile, perché questo ad esempio vuol dire, che se consideriamo una condotta nella quale definisce una certa portata di fluido, allora è chiaro che in questo sistema, proprio per le sue condizioni al contorno, per la sua configurazione geometrica, le linee di flusso sostanzialmente sono sensibilmente rettilinee e parallele. Allora è immediato rendersi conto che io per esempio posso misurare la pressione nei punti della mia sezione utilizzando un piezometro, perché se posiziono un piezometro in questo punto è chiaro che, poiché su tutta questa sezione la pressione è distribuita in maniera idrostatica, allora la distribuzione di pressione che ho nei vari punti della mia sezione ha questo andamento di tipo latenzio immediatamente. Quindi questo poi mi tornerà, questo poi ci tornerà utile per tutta una serie di situazioni. Ma ancora di più,
se la pressione è distribuita in maniera idrostatica, la forza di superficie che agisce su una sezione ovviamente può essere calcolata come idrostatica, e quindi può essere calcolata come la pressione del baricentro della sezione moltiplicato l'area e così via. Quindi, come vedete, c'è tutta una serie di elementi, c'è tutta una serie di situazioni che poi possono essere opportunamente studiate tenendo conto di questa distribuzione di questa. Va bene, io farei 10 minuti di pausa.